quella è la mortadella tipica della lunigiana. Salame di cinghiale. Sbam! Ha iniziato a sudare. E quando il maiale suda, l'uomo esulta. Ci sta a mangiare! Guarda che roba! Sta sudando il formaggio. L'olio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Francè, oddio mio. Io ogni volta che prendo il diaframma, ragazzi, non capisco più niente. Passa al piatto. Amici di Braciami Ancora, finalmente posso festeggiare i 100.000 iscritti sul canale YouTube e per festeggiare i 100.000 iscritti sono venuto nel posto più figo d'Italia, secondo me. Non so solo. Ciao! Ormai la conoscete. Ho detto, Francesca, io festeggio i 100.000 iscritti sul canale YouTube. E io festeggio? Tu però festeggi le prime 100.000 visualizzazioni su Versami Ancora. Dai. Ragazzi, se ancora non la seguite, andate su YouTube e seguite Francesca perché vi racconta un sacco di cose divertenti del mondo del vino. Però vi dico dove sto, azienda Agraria La Valle. Stiamo a Fivizzano, provincia di, vediamo se hai studiato. Provincia di Massa Carrara. Massa Carrara, Massa Carrara. Aulla è il paese principale, Massa Carrara è la provincia. Qui ci sono già stato, ragazzi, ben due volte, ma per festeggiare ho deciso di venire qua, perché qua è un posto strafico e se il tempo regge, Francè, ti ho preparato una sorpresa. Tutti i prodotti che vedete oggi, i ragazzi dell'azienda Agraria ve li spediscono a casa. agrarialavalle.it, andate sul loro sito, c'è un e-commerce organizzatissimo, sono bravissimi e vi spediscono tutti i prodotti della lunigiana di questa terra meravigliosa, ragazzi, direttamente a casa. Dai 149 euro in su la spedizione è gratuita, altrimenti la pagate un po', ma d'altronde ci sta, queste sono le spedizioni, perché spedizioni refrigerate. Andiamo. E fra, ti faccio vedere praticamente. Wow. Preparati al paese dei balocchi. La macelleria non è grandissima, ma è strafornita. Intanto, come entri, sbang, qui c'hanno una selezione di carni frollate meravigliose. Vieni, Matt, pazzesca, vieni. Pazzesca. Che ve le faccio vedere bene. Contiamo i lombi che c'hanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lombi. E da là? Oh. Da là ce n'è sta un'altra con altri 23. Altri, beh sì, saranno altri 23, ma non è che se mi posso mettere a contare tutti. Poi prodotti, vabbè, c'è la parete del vino, poi gli dai un'occhiata, guardate che faccia quando risata. A parete del vino risata, a parete del vino risata. Poi ci sono tutti i prodotti qui della lunigiana e qua c'è il banco. Formaggi, salumi e carne. Federico e Simone sono i due proprietari, molto li presento. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ecco, avete visto tutta sta bella roba, ragazzi? Tutta quella che vi ho fatto vedere e che vi faremo vedere va arriva a casa. aziendagraria.it, ordinate, fate l'ordine. Quello che ci mangiamo noi oggi ve lo potete mangiare pure voi. Ma noi si mangiamo tutto, tutto? Io farei così. Allora, innanzitutto, ragazzi, ciao, bentrovati. Vedo che state in forma. Sono estremamente felice di ritrovarvi. Fra, visto che dobbiamo tutti e due festeggiare, tu i 100.000 visualizzazioni, io i 100.000 iscritti, cosa che avremmo dovuto fare prima, ma è capitato durante la pandemia. Però ho deciso di portarti in quello che secondo me è un posto davvero super figo. Ok. Ti va se ti occupi dei salumi e dei formaggi? Io mi occupo della carne. Ma posso scegliere tutto? Tutto quello che te pare. Tutto, tutto. Tutto quello dovevo festeggiare. Tutto quello che te pare. Ok. Va bene? Ok. Inizi te con i salumi e con i formaggi, pia tutto, Pia tutto. Ma non fa sconti, no. Fa sconti, pia tutto. Delega i salumi, ok? Vai con sto tagliere che praticamente è più alto di te, riempilo, riempilo. Tutto lo posso riempire. Non voglio vedere un centimetro di legno, ok? Vado. Se vedo un centimetro di legno te metto a dieta, ok? Vai. Vado. Ecco, Simone, allora lo devo riempire, lo devo riempire perché sennò no, Michele mi mette a dieta. A me penso a te, io. Ok? Ti preoccupare. Posso scegliere tutto? Quello che vuoi. Tutta la nostra produzione salumi. Da dove cominciamo? Dai salumi? Iniziamo dai salumi e riempiamo di salumi. Poi assaggio tutto, ci stanno delle cose che fai tu proprio? Facciamo 95% della nostra produzione, chiaramente. Vai. Il cotto non lo facciamo noi, la bologna non la facciamo noi. Per il resto tutta la nostra produzione compresa la bresaola. Vai, fammi vedere. Partiamo. Quello lo fai tu. Questo lo facciamo noi. Quello lo facciamo noi. E questa cosa che cos'è? Quella è la bresaola di nostra produzione. Fai pure questa. Assolutamente. E questo? Sì. Quella è la mortadella tipica della lunigiana. Mortadella? Mortadella, chiamata mondiola anche. La mondiola? La mondiola, la ricordi, Michele? Ma... come ti ricordi bene anche questa, eh? Io mi ricordo, madonna, senti che è questo. Ma com'è io annuso e mi vi assete? Perché? È normale. Ok, questo? Filettino di maiale della lunigiana. Madonna, di stecca disossata. Il
Anche dove no? Sta la... Madonna santa, questo sì, bello caldo, crudo, come si mangia? Cioè, abbiamo il pane della la marocca di Casola in cima, bella calda e perfetta. Madonna santa, lì capito, ci devi bene, una bolla poi. Dai la maglietta. Va bene Francesca, tutto però. Francesca, la mattina va bene... parte con ottime intenzioni. Benissimo. Vai. Francè, tu mi rompi sempre i c***i che devo annusare il vino, giusto? Certo. Ok, adesso annusati questi tre salamelle e dimmi che provi. Vai, mettici il nasino bello, vai. Madonna santa. Questa è tanta roba. Diciamo che c'è stata un'escalation di... Salame di cinghiale. Spam. Francesca, assaggiati questo ben di Dio. E a me? A te, Michele, te l'hai già assaggiato tanto l'altra volta. E a me? Vai. Ora capisco quando ti dicono devi fare la colazione salata. Simone, io ho due problemi. Vai. A parte che mo, niente, dieta ferra per me perché il tagliere che ti avevo portato era questo. Vabbè. Macello. Oh, Michele, macello. Michele, poi... Poi ci parli tu. E questo io. Che cos'è? Questa è la mortadella. Solo che una volta quando macellavano il maiale avevano un problema di stagionatura. Non potevano fare tutti i salimini piccolini perché sennò sarebbero maturati tutti allo stesso periodo. Di conseguenza sviluppavano con questo budello qua, più grande. E quindi e ci mette più tempo a stagionare. Più tempo a stagionare. Intanto mangiavano i piccoli, questo lo mangiavano dopo 4-5 mesi. Che figata. Aspettiamo? Che stava? Guardiamo. Gli avevo dato un compito. Niente, rincoglionita che... di fronte a tutto sto ben di Dio. No, mi sei emozionata. Ma mortacci, ti ha scambiato il tagliere sotto l'occhio, manco te ne sei accorta. Dilettante. Vale, andiamo con l'ardo. Madonna, pure qua devo odorare, scusa. Vai. Con tutte ste erbette. Questo è mortacci quanto buono già all'odore, lo sai? Lo sai. Hai dici, capito, eh? Questo c'ha la mortaccitudine quanto è buono inside. Senti, ma si può assaggiare pure questo qua? Assolutamente. Il guanciale, ti piace? Che l'hai coccolato, che hai fatto? Avrei scelto di strada, vieni qua. Ale, spettacolo. Da sommelier insegni sempre. Ah, vabbè. Mamma mia, ti ho mandato un tiro al naso. Hai iniziato a sudare. E quando il maiale suda, l'uomo esulta. Sono sta mania. Ah, faccio qua. Basta. Niente, basta. Ci stai a distrarre. È tipo una benedizione. No. Ah, Simo, ce la devi ritagliamo. Soddisfatta dei salumi, anche se Michele mi ha un po' svuotato il tagliere, quindi adesso passiamo ai formaggi. Andiamo. Lo assaggiamo. Tutto. Partirei da questo. Ci piace, un bel bello pecorino. Scuro. Poi. Ma questa roba qua che è? Provo la affumicata. Vai. Bella. Da grigliare eccezionale. Vado, lo piglio uno. Pecorini stagionati nella camicia di farro. Allora, innanzitutto ti tiro su una bella cacciotta qua della Garfagnana. Poi. Eccolo. Tartufo stagionato di capra, erborinato di capra. Vai. Il marzolino. Marzolino, è importante. Peperoncino, parmigiano, stagionato nella foglia di castagna. Pecorino con le noci. Pure questo vai. Vai. Avete finito? Può bastare. Definito? La devo smettere? Perché mentre voi scegliete i formaggi, io sono qua che lavora, vedete? Dai, posso? Che ti viene il muscolo! Specialità. Il pecorino Brandan. Stagionato farro e birra. Wow! Francesca, vai. Il tuo compito ormai. Che succede? Lo... Che è? Ma che... Guarda che roba! Sta sudando il formaggio. L'olio. Bello. Dio santo. Bello sugnoso, mi piace. E questo è quello che suda. Buono? Lo so, Michele, ma tu vai sempre su ste cose. Questo qua. Sì. Guarda che roba.
tu lo metti in bocca e sentirai una parte molto fresca, sa proprio di latte. Latte, gli do del latte. Però è persistente, proprio ti rimane in bocca, senti? Ragazzi, voglio aprire un attimo una parentesi su questo formaggio. Avete visto, l'abbiamo tagliato, è buonissimo, ce lo siamo mangiato. Scommetto che vi è venuta l'acquolina in bocca, però guardate all'esterno, ragazzi, c'è la muffa. Allora, ricordatevi sempre, ragazzi, che la muffa contribuisce alla creazione di questi prodotti unici nella birra, nel vino, nei formaggi e pure nella carne quando si frolla. Ok, basta, finita la parte tecnica. Oggi voglio mangiare e basta. Brindiamo con un uovo crudo, perché qui c'hanno anche le uova. Tutti buoni a mettere le uova nel cestino, poi tocca vedere se sono fresche. Intanto non si è rotto quando è andato nel bicchiere, ottimo. Ma la prova del 9 per vedere se è fresco, ragazzi, è questa camera d'aria all'interno. Più è piccola, più l'uovo è fresco. Secondo la mia esperienza, questo uovo è freschissimo a meno di 5-6 giorni. Cin cin, grazie di accompagnarmi sempre. Vediamo se sto. Rocky ci spiccia a casa. Buono. Bere un uovo crudo a che serve? Serve a fare una bella patina nello stomaco e poi possiamo andare a degustare senza diventare brilli. Quindi se ti bevi l'uovo crudo reggi di più. Certo. E niente hangover. Certo. Hai capito la gallinella? Certo. Grazie. Allora, amico mio, che ci mettiamo nel nostro tagliere? Questa è la nostra scottona garronese. Benissimo, la scottona. Vitellona di 2 anni d'età. Garronese di qua, immagino, no? Carne autoctona della Lunigiana. Assolutamente, vai. Allevata da noi. E poi in frigo avete? Sempre la nostra produzione, la Blue Belga. Benissimo. Più un'altra decina di tagli più particolari che prendiamo per la gente un pochino più... Quindi avete l'offerta autoctona, l'offerta del territorio e l'offerta, diciamo, di tutta Europa, tutto il mondo. Tutto il mondo. Benissimo. Esattamente. Trovo tutto sul sito vostro. Tutto sul sito. Alla grande. Ovviamente è spiegato pure la conservazione, la cottura, vi date pure 2 indicazioni, giusto? Spiegato tutto. Minimi dettagli. Senti, allora, una bistecca di questa, una di garronese, un blu belga, io sono l'uomo più felice del mondo. Siamo a posto. Fammi un tagliere a tua immagine e somiglianza. Vai, io ci mi vado a riposare. Io. Vai. Vai. Ciao Michele, ci vediamo più tardi. Vai. Simone, tu sei uno che non si fa parlare dietro, bravo, mi hai fatto un tagliere pazzesco, ce la faremo in due? No, non ce la faremo. Credo, se no moriamo. Con tutta la buona volontà, ce la faremo. Qua, filetto di maiale, sì. Arrosto di manzo sotto Olè. Paletta, bistecca nel filetto, la nostra garronese, lonza di maiale disossata, arista colosso, sempre la lonza colosso, bistecca falsa, quindi l'equivalente della scamerita nel manzo, scamerita di maiale, rosticciana, punta di petto, spiedini, osso buco, diaframma nel lombetto, arrosto di coniglio farcito, filetto, la coda, la nostra tomahawk, svizzere farcite, spinaci parmigiano mozzarella, salsicce, arrosticini. Campioni d'Europa, campioni d'Europa, vai, bravo. Ci siamo. Ci avemo tutto. La carne c'è, la brace pure, il fuoco anche, mo che famo? Mo ti lascio nelle mani di Alice. Alice chi sarebbe? Alice è la nostra bracista. Bene, Alice, via qua, va. Ti vorrei far assaggiare la scamerita e il diaframma, va bene? Wow. Te fidi? Sì, sì. Perfetto, vai, Ali, scamerita e diaframma, grazie e se via. Mettiamo, se sedemo. Ferma Alice, ferma, perché ho chiesto espressamente il diaframma, perché il diaframma, ragazzi, è tanta roba, il diaframma è tanta roba. Alice, ti dispiace se prendo il coltello? Certo. Ali, per me, io ti ringrazio tantissimo, guarda, sei stata maledettamente professionale, grazie. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, Francè, senti che, guarda, guarda, oddio mio, io ogni volta che prendo il diaframma, ragazzi, non capisco più niente, passa al piatto, va. Metti in bocca e dimmi che senti. Bam, che mina. Madonna santa. Lo senti il sangue? Lo senti la ferrosità? La parte ematica, Michele. Mamma mia, la parte ematica, brava. Che si racchiude in un mortacci quanto è buono, clamoroso. Tieni, mo assaggia la scamerita. Ragazzi, scamerita maiale? Che parte è del maiale? La parte buona. Senti, amica mia, io ti voglio bene. Proprio per questo ti dico che quando mangi sta carne devi godere appieno. Togli questa forchetta, togli questo coltello, alza le maniche. Va bene, sto pronta. Così mi piace.
leccate le dita. Senti che è. Madonna. Amici di Braciami Ancora, credo a questo punto di avervi fatto vedere tutti i prodotti che l'azienda Agraria La Valle ha nella loro macelleria e che vi può spedire a casa. agrarialavalle.it, quando fate l'ordine vi arriva una scatola del genere, ovviamente la spedizione è refrigerata, quindi costa un po' di più la spedizione, ma vi garantisce totale sicurezza all'arrivo della merce. Abbiamo detto tutto, grazie Fra, tu stavi smanettando nel frattempo, seguite Francesca sui suoi social, su YouTube e su Instagram perché merita il vino bianco che mi hai proposto con questa carne strepitoso ci stava da Dio, ma ne parliamo super insieme ancora. È tutto, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi.